Paolo Raugei, il medico del team Corratex dell'Italia. Ci racconti questo Giro d'Italia, com'è andato? È stato per me un'esperienza meravigliosa, l'avevo già fatta nel 2020, questa è stata ancora più, diciamo, è un orgoglio per me. Sono 32 anni che lavoro in ospedale e portare questi sei ragazzi, purtroppo due per motivi di salute non sono potuti arrivare a Roma, è stato per me un grandissimo orgoglio. Terrò questa soddisfazione personale dentro il mio cuore per tutta la vita. Oltre ad essere il medico, sei anche uno scrittore, soprattutto di ciclismo. Sì, diciamo, l'ultimo mio lavoro è proprio un insieme di racconti e poesie sul ciclismo, e veramente è la mia seconda passione. Scrivere, e in particolare di argomenti di ciclismo, e sono tutti storie del Giro d'Italia del 2020 che mi hanno ispirato e mi hanno dato proprio queste emozioni per scrivere questo lavoro. Prossimi appuntamenti sia come medico della squadra che come scrittore? Allora, scrittore, niente, la pubblicazione di questo libro, che so già appunto tramite questo premio letterario ci sarà la pubblicazione, e niente, per quanto riguarda la parte di medico, seguire sempre di più la mia specializzazione, la mia ultra specializzazione, che è questa patologia del ciclista, dell'arteria iliaca, che diciamo studio da tanto tempo e cerco di portare avanti, quindi cercare sempre di più di promuovere questa mia, diciamo, attività specifica medica e chirurgica vascolare. Grazie.